Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 13.37 con epicentro nella zona di Fornovo di Taro, in provincia di Parma. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o edifici. La scossa è stata avvertita però nettamente dalla gente. Molti cittadini si sono infatti riversati in strada. Buona parte della popolazione ha avvertito anche una scossa di magnitudo 3.3 alle 13.10, registrata con epicentro a Varano de' Melegari, sempre nel Parmense. Il sisma registrato è stato molto più profondo rispetto ai terremoti avvenuti in Emilia-Romagna nel 2012. È avvenuto a una profondità molto elevata di 32 km, quindi sul basamento roccioso anziché nella parte sedimentaria, come era accaduto nel 2012. Così ha detto Alessandro Amato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo significa, aggiunge, che il tremore è stato percepito in maniera modesta. Lievi anche le cinque scosse avvenute subito dopo, a intervalli di pochissimi minuti l'una dall'altra, tutte al di sotto della magnitudo 3.0.